Bella a tutti ragazzi, siamo qui in questo nuovo video sul mio canale e oggi cosa andremo a fare? Allora, io direi che potremo intanto sistemarci la legna. Ragazzi, avevo promesso una live, però per motivi di tempo non riesco a farla. Quindi vi farò questo video di 20 minuti, mezz'oretta massimo. E poi devo scappare via. Allora, intanto cosa potremmo fare? Allora, come legna ne abbiamo direi abbastanza, quindi potremo per il momento lasciare pure qui, possiamo lasciare qui intanto la segheria e potremmo guardare se abbiamo altri campi da sì, abbiamo il 19 da trebbiare. Portiamo avanti anche con cimare e fare tutto il resto. In teoria il 19 dovrebbe essere quello lì di mais. No, è il 18, mi sbaglio. Intanto ragazzi, ho trovato un altro bug del gioco e in pratica sono entrato nel salvataggio e non avevo più, non ho più gli animali, insomma. Quindi devo, mi si è azzerato sia le mangiatoie, i livelli delle mangiatoie, i livelli dell'acqua e di tutto, quindi in pratica non ho più niente, ho perso tutte le vacche, tutti i maiali e tutto quello che avevamo fatto fino adesso. Allora, queste sono barbabietole, anzi sono patate, mi sa. Va bene, quindi niente ragazzi, facciamo stare intanto. Facciamo pure qui la trebbia, poi faremo dell'altro. Ah, come vedete non c'è più niente. Quindi, cosa facciamo? Allora, dovremmo avere un trattore. Facciamo qui. Prendiamo il nostro 8004, stacchiamo le botte e andiamo a concimare il campo. Campo 17. Che poi andremo ad arare. Siamo addirittura incastrati. Dovrei girarlo di qua.
Sai che facciamo una cosa, levo il traffico, sennò veramente traffico. Poi c'è da continuare pure il campo 24 che abbiamo terminato, ma al momento lasciamo lì intanto e poi andremo a finire magari con la linea. Intanto, se avete fatto caso, ho cambiato lo sfondo di copertina del canale, ho messo quella con il mio nome, e se vi piace fatemelo sapere, se non vi piace fatemelo sapere. Intanto siamo arrivati al nostro campo, ora entriamo da qui, dobbiamo spostare il nostro camion, intanto lasciamo qui che si apre tutto. Ok, lasciamo pure il nostro helper, tanto è un campo regolare quindi se lo fa senza problemi. Cos'altro potremmo fare? Allora, bisognerebbe imballare quel campo lì, ma mi sa che compriamo questo, compriamo un bel cassone da carico, raccoglie, prendiamo questo rosso nuovo, non mai usato, andiamo con l'ampliamento, gomme sempre Michelin ragazzi. Ok, prendiamo il nostro John Deere 6230. Lasciamo pure qui. Credo che questo cassone possiamo utilizzarlo anche per il cippato. In teoria funziona per l'insilato e dovrebbe funzionare anche per il cippato, credo. Noi raccogliamo qui. Qua
paglia tra le scatole. Beh. Così avremo il nostro posto per ampliare la segheria. Magari se riusciamo facciamo un po', mettiamo i sassi o il cemento, vediamo insomma com'è. Mi sono scaricato la mod, quella di cipotrice piccola. Non so se avete mai fatto caso negli scorsi farming, che c'era una cipotrice piccola tipo per i rametti o robe così. Per fare quei rami piccoli che faccio fatica a prendere con la pinza, li prendo direttamente a mano e li cipo lì dentro senza usare quella grossa per niente. Ok, facciamo una piccola manovra, finiamo qua. Intanto qua ragazzi avevo messo il lavaggio, ho dovuto cancellare la mod perché non riuscivo più a vendere il lavaggio e mi restava sempre lì fermo e non sapevo più cosa fare, allora ho direttamente cancellato la mod. Ok, intanto siamo qui in sospeso quello. Proviamo a vedere se riusciamo a dipingere. Sì, ok. E cosa potremmo fare? Allora io direi di fare, non so, facciamo un cemento. Sì, dai, facciamo un cemento. Tanto non posso modificare il terreno.
Ok, aggiungiamo qualche dettaglio. Ecco, non riesco più ad aggiungere niente. Perché? Vendita non riuscita. Non riesco a capire perché. Niente, mi dà lo stesso problema de... Stesso problema del lavaggio. Secondo me c'è qualche altra mod che va in conflitto e non riesco a capire. Va bene ragazzi, intanto siamo qui. E vedremo. Tia. E niente, abbiamo problemi ragazzi, tanti tanti problemi. Vedremo come funziona, se no dovrò cambiare mappa. Non riesco a capire. Va bene ragazzi, intanto prendiamo il nostro zombie raffinito. Una sospesa, poi faremo di meglio. Tanto metto ad arare qui la paglia e stessi, tanto ne abbiamo da vendere. Adesso facciamo una cosa ragazzi, compriamo un arieggiatore così da evitare la rattura. Lo prendiamo da compriamo un coltivatore. Sempre anche lui da 3 metri. E poi potremmo pure comprare anche una seminatrice, ma questo lo faremo in seguito. Tanto qui non ho finito, stranamente.
Intanto qui facciamo pure come. Andiamo a prenderci il nostro semino. Prendiamo una zavorra anche. Prendiamo questa piccolina 900. Lavoro potevamo farlo anche col John Deere più piccolo, il 6155, però non voglio mettere troppo sotto sforzo i trattori a lungo tempo, così da evitare continue manutenzioni per niente. Quindi e ho questo trattore a disposizione, lo adopereremo più. Cominciamo da qui. Prendiamo fari che non servono. Ragazzi, lasciamo pure l'helper andare avanti. Noi potremmo andare avanti con il camion. Ci portiamo via queste balle di paglia, questo campo. Se troviamo il camion.
magari non così veloci. Ok ragazzi, tanto restiamo sempre qui in sospeso di tutto. Allora, ho visto un campo da trebbiare, quindi andiamo alla nostra trebbia. Qui lasciamo letto, tanto però non ci faccia danni. E direi che possiamo prendere un altro trattore. Questo possiamo pure venderli. Questi che tanto sono inutili, non li utilizzeremo mai. Stiamo parlando del rimorchio per la linea. Ricordo quanti cavalieri chiedeva, stiamo mi sembra 250, quindi per il nostro masso sarebbero un po' troppi. Se mi sono speso un attimo. Prendiamo l'8004.
Ah, non è nostro questo qua. Bene ragazzi, anche qui abbiamo completato. Ragazzi, intanto ci riusciamo qui. Ci carichiamo i nostri alberelli.
Questa è l'ultima sbennata, teoria 4 sbennate. Pieno. Ragazzi, ci lasciamo così questo primo video in cui facciamo un po' tante cose e non solo legna, puramente campi, abbiamo fatto un po' di tutto. Bene, se vi è piaciuto iscrivetevi, lasciate un bel like e commentate e ci sentiamo per il prossimo video. Ciao! PlayStation